Buongiorno, come al solito cerco di iniziare e finire immediatamente in modo tale da tenervi liberi dagli impegni che avete. Come vedete, al contrario dell'invito che avevo fatto, che era nella sala consiliare, vi sto ospitando in una sala consiliare di campo, insomma, nel senso da campo è meglio dirle, nel senso che la bandiera l'ho recuperata strada a strada. Il velluto l'ho cacciato da una situazione particolare, perché come vi ho fatto vedere 2 minuti fa, e di questo voglio stigmatizzare la situazione, questo vuol dire proprio il rispetto istituzionale che si ha da parte del Comune alle strutture come una sala consiliare che ha visto nascere la Mezzia Terme e che è stata gloriosa per le sue situazioni, usata come deposito. Come se al comune di Lamezia Terme mancano i posti dove poggiare. Effettivamente stanno per mancare, visto che li stanno assegnando tutti quanti prima del. Neanche a Platì, sì, neanche a Platì. Cioè, se il rispetto istituzionale viene a mancare proprio nei confronti dell'istituzione stessa, ditemi voi come si può poi sperare che nella città ci sia ordine, eleganza, pulizia e rispetto delle cose altrui, se i primi a non avere. E rispetto sono, non posso dire siamo, perché io ho sempre invece gestito il discorso alla rovescia. Vi ho chiamato oggi e con rammarico vi dico che sono dispiaciuto di quello che sta succedendo, del resto potete verificare com'è la cosa. E vi ho chiamato oggi perché per me oggi rappresenta, diciamo, il momento, diciamo, finale della mia carica di consigliere comunale e di presidente del consiglio, per cui uomo interno alle istituzioni. E come presidente come consigliere comunale sono da 10 anni all'interno del consiglio, come presidente invece del consiglio sono soltanto 11 mesi, che scatteranno il 1° giugno, quindi ancora non sono neanche finiti i 10 mesi. Perché in questi 10 mesi però mi sento di avere operato e lavorato in maniera tale da creare, diciamo, quello che ho potuto fare al massimo della mia forza e della mia possibilità. Diciamo che una delle motivazioni per cui oggi non mi candido è proprio perché, da quando sono diventato Presidente del Consiglio, ho notato e visto che in questa benedetta, realtà politica, tu puoi riuscire a determinare qualcosa soltanto ed unicamente se hai il potere per esercitarlo. Infatti, in questi 10 mesi che sono stato Presidente del Consiglio, mi sembra un'eternità, ma devo essere contento anche del fatto che molta gente non crede che ci sono stato da 10 mesi, perché pensa che per le cose fatte sono state fatte più. Permettetemi un minimo di autoincensamento questa volta, però quando ci vuole ci vuole. Dove all'interno di questa, diciamo, di questo periodo sono nate tante cose, delle quali vado fiero, soprattutto perché ci sono riuscito, tipo le cose principali sulle quali io ragiono è l'approvazione del piano strutturale, che mi permetto di dire senza la nostra tenacia, quindi non sarebbe passato, nel senso che ho avuto sempre, diciamo, ostacoli per l'approvazione di questo piano strutturale, e quando dico di questo piano strutturale intendo dire di un piano strutturale che nel bene e nel male sarà nelle mani dell'amministrazione nuova che verrà già organizzato, suscettibile anche eventualmente di variazioni, ma certamente un piano strutturale unico che nella provincia di città importanti. E credo che questa sia una cosa, mi permetterà il sindaco di poter avocare al Consiglio Comunale questo merito. È stato proprio della tenacia che noi abbiamo portato avanti, prima come presidente dell'Urbanistica e dopo come presidente del Consiglio. Quindi ringrazio anche i consiglieri di essere arrivati a questo. Abbiamo anche sviluppato il piano spiaggia, che non era da poco, nel senso che il piano spiaggia era in gestazione da tanto tempo e noi lo abbiamo fatto, ed è una cosa, anche di questo vado fiera, perché non si può fare cose, non si può fare nuovi progetti se non si pensa al lavoro per le persone. Ora, chiaramente le cose che sto dicendo non sono il massimo, né io ero il sindaco per poter indirizzare le cose, però in una direzione magari come me più si adattava e come più volevo, però devo dire con sincerità che ho fatto di tutto perché mi sembrava opportuno che ci fosse questa, diciamo, questa,
Le tappe poi importanti sulle quali io penso, oltre queste due, sono anche i rapporti, le tappe sulla battaglia per la sanità che abbiamo fatto come Consiglio Comunale. È chiaro che molta gente ci dice che il Consiglio Comunale non serve, nel senso che non ha il potere necessario per poter sviluppare e poter decidere, e poi a volte si possono considerare anche cose inutili, insomma, da parte nostra. Però la verità è che se il Consiglio non fa, non fa, e se fa, fa, e non ha motivo di dare delle realizzazioni. Un fatto sta però che se non c'era il Consiglio Comunale e che aveva, diciamo, preso le istanze delle associazioni, della gente, se mi permettete anche del sottoscritto che nel 2007 lottò contro la chiusura dell'ASL, un fatto vero è che all'interno di questa, della nostra città, nessun deputato di carattere nazionale ha mai, di destra e di sinistra, ha mai detto in maniera chiara e con forza nazionale e regionale che la Lamezia Terme doveva essere un punto di eccellenza della nostra sanità invece che un semplice spocco di periferia. Il Consiglio Comunale, lo ricordo a tutti perché non è da cosa da poco, un Consiglio Comunale che contro le angherie del direttore generale di allora, che non volle fare non volle farci fare il Consiglio Comunale all'interno, addirittura occupa gli spazi all'esterno del Consiglio Comunale per fare un Consiglio Comunale all'aperto, che molto spesso magari anche da voi dalla stampa può essere anche deriso per la mancanza di gente che c'era in quel momento, però credo che il rispetto che c'era, che noi dobbiamo alla nostra sanità e alla salute dei cittadini, imponeva anche degli atti di coraggio, anche magari plateali, e che avevano, insomma, soltanto un effetto simbolico, se non altro, se non per altre situazioni. Un'altra cosa importantissima è la nostra occupazione del comune di Catanzaro. Non ho detto una frase, non l'ho chiamata occupazione solo perché l'ho chiamata occupazione, ma il comune di Catanzaro, a parte il sindaco e il presidente Cardamone, che avevano accettato di buon grado la mia, diciamo, richiesta di fare il Consiglio Comunale congiunto, tutti gli altri, molti degli altri, non dico tutti gli altri, hanno visto proprio come una vera occupazione dei consiglieri comunali di Lamezia presso Catanzaro. Il mio intento era semplice: oggi che non ci sono più le province, o che non dovrebbero esserci le province, Lamezia Terme ha un ruolo, diciamo, paritario nei confronti di Catanzaro, e questo elemento paritario era determinante per dire a Catanzaro: guarda che le decisioni sul futuro della città devono essere prese insieme. Abbiamo avuto un gran successo, credo che sia stata la prima volta nella storia che ci sia stato un consiglio comunale congiunto con Catanzaro, e diciamo, non sono riuscito a fare la partita di ritorno nel comune di Lamezia perché, diciamo, non ci sono stati i tempi da parte del comune di Catanzaro per poterlo fare di nuovo a Lamezia, e mi prometto di parlare con il nuovo presidente del consiglio per accelerare questo meccanismo nei confronti di una partita di ritorno del comune di Catanzaro, che secondo me è essenziale, molto essenziale, per quanto riguarda il nostro futuro. Ho poi due o tre cose importanti, tipo i rapporti, cioè le battaglie che abbiamo fatto per InfoContact. Ricordo a tutti voi che forse il Consiglio Comunale congiunto con tutti i consigli comunali che c'è stato all'agroalimentare è stato uno dei consigli più partecipati dagli sindaci e dai consigli comunali, da noi voluto, per cercare di dare un aiuto ai lavori dell'InfoContact. La stessa situazione per quanto riguarda il carcere, dove noi ci siamo adoperati per poter fare quello che... ma una cosa che esce fuori da tutte queste mie considerazioni, ed è per questo che vi ho detto che fare quando sono diventato Presidente del Consiglio, di fatto ho potuto constatare con mano che o fai il sindaco, è meglio che non fai niente. Ed è qui la motivazione per cui non mi sono candidato. Mi sono reso conto che nonostante queste battaglie, nonostante queste guerre, nonostante queste, diciamo, no, mi appello anche alla vostra sensibilità, mi pare che sia stato sempre attento e forte nel poter portare avanti le iniziative di Lamezia. Se non sei sindaco di una città che ha la possibilità di sbattere i pugni per poter dire che cosa vuole fare per la città, non c'è niente da fare. Ed è questa una delle motivazioni anche per l'altro grande passo che ho fatto prima di diventare consigliere di presidente, e di questo devo essere onesto e vorrei che lo annotasse. Ringrazio il consigliere Mario Benincasa per avere aiutato a non fare dissestare la città,
che era per me un elemento essenziale, ce ne accorgiamo oggi di questa cosa, no? In questo periodo di vacanza obbligata in cui le elezioni di fatto stanno mantenendo, diciamo, dietro, no? Non attiva l'attività, mi permetto di dire anche la mia, che insomma è un po' marginale proprio per aspettare questo 2 giugno dove inizierà la riscossa. Intendo dire che a quel punto voi considerate cosa sta succedendo a Catanzaro, no? Hanno firmato il contratto alla metropolitana, si sono messi a gridare l'ospedale sì a Catanzaro e l'ospedale no a Cosenza, l'ospedale no a Cosenza e l'ospedale a Catanzaro, no allo spostamento del provveditorato regionale alla Mezzia Terme, tutto tace, tranne le piccole affermazioni di principio che tutti quanti dicono, no? Io avrei fatto immediatamente un consiglio comunale all'area centrale della Calabria, dove gli dicevo che ognuno si difende il proprio territorio e dove è assurdo non parlare di campanile quando si difende Catanzaro, ed è invece, diciamo, assolutamente assurdo parlare di campanile quando noi difendiamo le nostre posizioni. 18 mesi di commissariamento nel dissesto, oltre alle logiche di carattere di problematiche economiche che avrebbe avuto un dissesto, avrebbe provocato una situazione di disattenzione completa nei confronti della salvaguardia di Lamezia, che avrebbe ancora di più inciso sul futuro della nostra, sul futuro della nostra città. Questo è uno degli elementi fondamentali sul quale, se mi consentite, io tengo a puntualizzare. Noi abbiamo cercato di aiutare la città e di questo sarà uno dei miei ricordi, perché sembrerà strano, ma io dopo 10 anni non ho fatto con il cuore, diciamo, sereno di non entrare più nelle istituzioni del comune. Nel senso che il non partecipare neanche come consigliere, quindi non all'interno del Consiglio Comunale, non è un fatto senza dolore da parte mia, ma con una logica molto ben precisa che ho nella mia mente, avendo capito che tu puoi fare di tutto nella vita, compreso quello di cercare di aiutare la città e chi ha governato la città, che forse non avrebbe meritato di esserlo, visto lo stato in cui ci siamo trovati con il dissesto o con la possibilità del dissesto. Nella politica non esiste gratitudine, nella politica esiste potere, ed è quello che io inizierò a fare da giorno 2, nel senso che ho capito che da soli è difficile farcela, che bisogna operare più o meno come ha operato Renzi a livello nazionale, bisogna entrare e alzare i gomiti per cercare di cacciare fuori le incrostazioni e quindi non continuare a subire sempre, nonostante fai tutto il massimo che puoi fare. Abbiamo contribuito ad aiutare all'elezione come consiglieri comunali, sto dicendo, quindi non è politica, è un consigliere comunale, abbiamo aiutato ad eleggere Enzo Bruno perché votavano i consiglieri comunali, abbiamo favorito il non dissesto di una coalizione che meritava forse il dissesto, abbiamo contribuito a votare Oliverio come sempre, in quel caso non come consiglieri ma come forze politiche. Ma la gratitudine non esistendo, e quindi esistendo solo la logica dividi et impera, quindi mai la persona che ti può fare ombra, persone che invece non ti possono fare ombra vengono portate avanti. Tutto ciò premesso, ho capito che bisogna iniziare da un'altra parte, ma questo è un altro capitolo che vi darò nel momento in cui, se sarete sempre cortesi da considerarmi un uomo della politica di Lamezia Terme, vi inviterò in altre occasioni, in altri momenti, per dire quale sarà il percorso che da quel momento in poi continueremo ad avere. Approfitto di questa, diciamo, di questa parte finale della mia per ringraziare innanzitutto tutto il personale che ha contribuito a lavorare con me, e quindi iniziando dalla mia segreteria personale. E vorrei anche puntualizzare una cosa che forse non è da tutti, insomma, e questa è stata una presidenza senza budget. Io non ho mai speso una lira del budget del Consiglio Comunale, nel senso che, primo, non ce ne sono stati mai, non mi hanno affidato budget, cioè, ma per budget io non intendo dire il milione del Consiglio regionale, intendo dire neanche i 500 euro per poter fare il dépliant, che se lo farò sulle cose che ho fatto a questo punto farò con i soldi miei, dopo, e non con i soldi di nessuno, di vostri, no, perché puntualizziamolo, no, potrei fare tutte quelle fotografie che vi ho detto, sono tutte fotografie fotografate, no, sono tutte diciamo frutto di una... però noi non siamo quelli che facciamo i libretti a spese vostre.
Dopodiché non abbiamo speso una lira, non è stato così con i presidenti di prima, nel senso che tutti quanti hanno avuto il budget per poter spendere, io non ho avuto budget. L'unica cosa che ho speso, anzi lo dico perché mi potreste smentire, sono i 250 euro dei microfoni quando sono stati messi davanti, quando ho fatto il consiglio comunale davanti all'ospedale, che non avendo i microfoni li abbiamo noleggiati. Non sono riuscito neanche a comprare i microfoni per la sala nuova. E in più voglio dire, il senso di inciviltà che nasce e che non può nascere in un'amministrazione è vedere questo comune dove si fa tanto per combattere le barriere architettoniche e dove io sono stato costretto più volte a fare il consiglio nella sala tra Nicastro e San Biase, proprio perché qui per salire tre gradini una persona che è portatrice di handicap non può farlo, se vuole andare in bagno deve andare al piano di sopra. Allora un governo che parla di legalità, di tranquillità, di serenità non può non vedere quelle cose banali nella sede principale dell'istituzione a cui io tengo e tengo in maniera particolare e con grande determinazione e con grande forza. Quindi saluto poi i miei usceri con i quali abbiamo quelli che sono all'interno del mio consiglio. Vorrei che lo puntualizzasse perché l'umanità esiste in quelle persone del comune, l'umanità esiste in quelle persone, cioè in quelle persone più, diciamo, più umili, ma che sono tantissime, sono veramente persone che meritano di essere ringraziati per le volte che dicono gli usceri, per le volte che dicono no, il sindaco è occupato. Posso dire che nel caso del presidente non l'hanno mai detto perché hanno trovato sempre la porta aperta, e quindi li ringrazio particolarmente, e quindi la segreteria l'ho detta, i vigili urbani che mi hanno ringraziato per avere ridato un minimo di potere, diciamo, di immagine all'istituzione, no? Che oggi è stata così, così diciamo, ulteriormente. Gli ultimi consigli comunali avrei voluto farli, questa è una notazione che è importante farla, nel senso che ho sollecitato tantissimo per avere gli ultimi debiti fuori bilancio, ma non mi sono arrivate le carpette definitive. Ho sollecitato per la rendicontazione, ma non c'è ancora il parere dei revisori dei conti, perché hanno disponibilità 20 giorni, i 20 giorni sono scaduti perché è stato dato in ritardo praticamente la... Come, scusa? A loro? No, non gliel'hanno dato giù, gliel'hanno dato a più tappe. No, perché online hanno pubblicato solo le pagine di Spa. E per questo? Sì, ho visto, ma questo è un classico della... No, a loro avevano delle situazioni che non avevano dato, cioè hanno dato un primo incartamento, però il 20 giorni scattano dall'ultimo incartamento. Io ho scritto al segretario Pupo una lettera abbastanza rigida, devo dire che il segretario Pupo era perfettamente d'accordo con me e mi ha ringraziato per volere portare sia la rendicontazione sia l'approvazione dei debiti fuori bilancio, che vorrei che annotaste tra le cose che ho fatto, perché ho portato ad approvazione di debiti fuori bilancio di centinaia e centinaia di migliaia di euro verso cittadini che avanzavano 1 milione, 1.000, 2.000, 3.000 euro di tutte cause passate in giudicato, quindi sto parlando che giacevano all'interno del comune e che per le quali avremmo dovuto pagare fior di quattrini qualora non si pagavano subito, perché chiaramente ognuno poi chiede gli interessi, chiede ulteriori situazioni. Quindi mi dispiace, non è stata colpa mia non poter portare queste tre ultime cose, non so se tra il ballottaggio e il resto è consentito farlo, io sarò sempre a disposizione per poterle portare, purtroppo non ho fatto in tempo, così come non ho fatto in tempo e me ne scuso, ma non ho avuto il via per considerarla urgente e indifferibile la pratica dell'archivio storico, perché ho avuto praticamente un'indicazione che mentre in consiglio il sindaco ha detto che la voleva indicare come indifferibile, io l'avrei presa in considerazione, poi invece non mi è stato dato il via e di questo anche me ne dispiaccio. Quindi sono delle del resto non so che dirvi, voglio soltanto dirvi che il mio non è un addio alla politica, ma è una continuazione, se lo vogliamo dire con una trasmissione possiamo dire che io non lascio ma raddoppio, insomma, tanto per essere chiari. Anzi, ritengo che non posso fare a meno... stavo dicendo dei vigili, i vigili mi hanno ringraziato, no, ve l'ho detto dei vigili, ed era importante che io lo dicessi. Poi per tutto il resto io sarò qui a disposizione con la mia esperienza anche delle persone che diventando consiglieri comunali abbiano necessità di avere delle, diciamo, se ci sono quelli che sono stati già non c'erano problemi, no? Cioè consiglieri già... Lo sapremo il giorno dopo.
Il migliore doppio lo sapete, lo saprete. Certamente io sarò postato, ma non lo faccio per discrezione nei confronti di una, diciamo, di un'elezione che ci sarà domenica, e quindi non voglio che il mio sia non un discorso istituzionale. Ma già da giorno 2 io comincerò a lavorare, perché da giorno 2 si potranno capire tante cose, poi chiaramente sarà giorno 15. Forse però vi dico che da giorno 2 a giorno 15, se voi mi considererete ancora un po', farò una conferenza stampa sull'altra parte della mia vita, che è quella imprenditoriale, no? Dove annuncerò un progetto che sto per fare a Lamezia, che riguarda il cinema e che è in piena, diciamo, beh, lo posso anticipare, però poi è quello che farò un cityplex qui a Lamezia Terme. Un cityplex, farò sei sale cinematografiche ben presto alla Lamezia Terme. Il vecchio progetto, che adesso che non sono più consigliere, non solo, ma mi viene più facile parlare con i nuovi. Con i nuovi. Sì. Sì, aprire una porta sarà più facile, chiedere una concessione sarà più facile. Cioè, se... Adesso mi cambia l'amministrazione, spero che cambia anche un po' la testa. Sì, no, no, ma è la verità, lo dico veramente, non lo dico per scherzo. Eh? No, 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 chi vuole fare cinema al Grandinetti non ha capito niente di cinema. Sì, e nemmeno quello ha capito niente. E oggi il cinema, è un'altra storia. Il cinema è le multiplex. L'idea è quella di portare le multiplex al centro di Lamezia, che è un'altra cosa. Ma le tecnologie sono tecnologie, insomma. Cityplex. No, il Grandinetti non potrà mai diventare il cinema, un cinema commerciale. Quello che non hanno capito le persone è che si possono fare cinema d'autore, si possono fare cinema che hanno una sorta di... ma no, il commerciale non c'entra niente, il commerciale ha bisogno che contestualmente in uno stesso luogo ci siano 5-6 sale cinematografiche, 5-6 possibilità di scelta del film. Sono finiti i tempi, ragazzi. E così faccio l'annotazione finale, vi chiedo scusa, faccio l'annotazione finale. Non so se qualcuno mi chiederà se c'è un'amarezza, facciamo finta che me l'avete chiesto. C'è un'amarezza grossa, che è così personale che è quasi, diciamo, spudorato dirlo, però ve lo dico lo stesso. Prego. Ti rispondo. Oppure c'è una cosa che voi, insomma, non lo so. Ti rispondo in maniera molto chiara, se serve anche a voi questa risposta è importante. L'avevo accennato prima, io mi sono accorto che senza potere non si può fare niente. Ripresentarmi anche con la mia coalizione, diventando consigliere comunale, vi devo essere sincero, a me sta un po' stretto, non riesco più a fare dopo 10 anni di vita, né sono un bambino, altre volte il consigliere, per continuare a gridare e lasciare poi che persone che io reputo meno adatte di me a fare il sindaco possano poi decidere invece di... Cioè, per me è talmente complicato da consigliere, anche da presidente, trovare le soluzioni alle cose che io ho come idea e come situazione, che mi ero stancato di farlo. E allora mi sono reso conto che nonostante tutto quello che ho fatto per il centro-sinistra, nonostante quello che ho portato avanti con il centro-sinistra, l'ingratitudine è stata l'elemento essenziale, soprattutto da chi, venendo da Roma e da fuori, non ha considerato che all'interno di quella coalizione c'era anche persone che avevano avuto circa 9.000 voti 5 anni fa. Allora a quel punto la logica è ripresentarsi per creare delle problematiche a chi si presenta ed essere colpevole di eventuali diciamo scongiurabili perdite, insomma, non volevo esserlo. E allora ho capito che, siccome poi non sono giovanissimo ma non sono vecchissimo,
Ho considerato che devo invertire la posizione e devo entrare in maniera sparata dentro un partito, in maniera seria, in maniera forte, far capire ai miei elettori che non erano di quel partito sempre, che io non sono più una espressione unica movimentista, ma sono una logica movimentista inserita in un partito, e non costringerla a votare me se non hanno voglia di votare me in un partito. Quindi l'andare dietro da questo, andare dietro vuol dire: cari amici che mi avete votato, io adesso mi trovo in questa logica, sono entrato in questo partito, voglio andare avanti in questo partito, non voglio più che le persone che vengono da Roma e che si sentono baciate dalla fortuna divina mettono i piedi su tutto quello che succede, rovinando 5 anni di lavoro che uno fa, e sapendo contare fino a 10, e anzi mio padre diceva 100, perché i tempi erano passati, rivedere la posizione partendo da un altro posto. E poi insomma ci sono altre elezioni che arriveranno a breve, insomma, no? Non credo che ci sono soltanto quelle comunali, dove un lavoro interessante da parte nostra, da parte seria, mia, può andare avanti. Per quanto riguarda gli incarichi eventuali, io sono qua, credo che nessuno possa considerare che io non abbia più possibilità di ruolo, nel senso che, insomma, voglio dire, non sono stato prima nessuno, non continuo a esserlo, difenderò sempre la Lamezia. Quindi quello che tu stai dicendo può essere probabile, non mi riferisco a incarichi comunali, mi riferisco a incarichi diversi, insomma, lavoro, non necessariamente tipicamente politico, insomma, no, cioè ci sono situazioni che possono avvenire nel prossimo futuro. Per cui questa volta non ho voluto tradire i miei cittadini, lasciandomi inglobare nelle decisioni di chi viene da Roma, sacrificando molto me e il movimento, che ha deciso insieme a me di fare questo passo indietro, perché non è una cosa da poco, è una cosa. Quindi non so se ti ho detto fino in fondo tutto quello che tu volevi sapere. C'è la possibilità di entrare nel partito? No, sul partito è già certo, cioè poi ci sarà un congresso a ottobre. Il PD per me ormai, io sono entrato, io ho il mio rinnovamento, non volevo dirlo per evitare di sembrare, ma io ho il mio movimento che era Rinnovamento Democratico, col quale mi sono presentato, che diventerà l'area di rinnovamento di questo partito da parte mia, e che quindi andrà all'interno di questo partito non più chiedendo il permesso, ma cercando di essere, così come ha fatto Renzi per Roma, non ti dico il rottamatore perché non è questa la logica del rottamatore, però insomma qualcosa che si avvicina a chi vuole un disincrostatore, ecco, levare le incrostazioni che ci sono, che è una cosa un po' diversa, che non vuol dire solo rottamare il vecchio, ma vuol dire tutto ciò che è incrostato all'interno. La notazione che ti volevo dire, visto che sono molto amareggiato di una cosa che evidenzia il grande potere che io ho sempre avuto in questo Consiglio Comunale, o la considerazione che ho avuto dai miei, di carattere personale, insomma. In questo comune il sindaco ancora oggi sta facendo intitolazioni di sale, di vie, di piazze, di vie, di, no? O no? Mi pare. Sì. Ecco, il mio rammarico è che lui non abbia mai pensato né a mio padre Michele Grandinetti, che credo che sia stato una delle persone che per questa città ha portato più lavoro, sono circa anni e anni e anni, non troverete mai una persona che parlerà male di mio padre dentro questa città, e non troverete mai una persona, se non quelli che sono nati dopo il 90, che non se lo ricordano per quello che è stato, ma lui se ne è completamente scordato. La seconda cosa, non si è mai ricordato di Francesco Grandinetti, che negli anni 28, no, decise di fare il primo cinema della Calabria, che era quello che stava a San Biasi. Ogni volta che è andato a fare le... Una volta che è andato a fare... No, ma io lo sto dicendo a livello personale. Lo capisco perfettamente, ma non è quello il mio ragionamento. Il mio ragionamento, ho detto, se mi permettete, un'annotazione di carattere personale, che non ha niente di... Però lo devo dire, perché lo devo a mio padre e a mio nonno, capito? Cioè, in ogni inaugurazione che ha fatto dei teatri, che l'ha fatta 3-4 volte, ha sempre evidenziato il fatto di averlo acquistato, e non ha mai evidenziato il fatto di chi è stato lì dentro a costruire negli anni 20-25, quando mio nonno aveva 28 anni, 29, no? Il cinema. Non c'è una cosa, capito, che è stata ricordata da lui. Evidentemente ero troppo ingombrante io per poter dare questo spazio. Quindi, ecco,
sarò nel futuro, insomma, sarò contento se i nuovi ci penseranno. Se i nuovi ci penseranno, capito? Questo è... Ma questo qui è, entra in una sfera, diciamo, giuridica che non mi interessa. Io l'ho detto come annotazione di carattere umano. Mio padre è morto a 25 anni, cioè vorrei che fosse chiaro. Voi non eravate, alcuni di voi non eravate neanche nati, diciamo, nella... Però ecco, se devo dire una delle amarezze che ho, invece è la cosa più grave, che io non perdonerò mai a questa amministrazione, aver detto di no all'ICOM. Questa è una delle cose importanti e questa è stata per me l'inizio del declino di Lamezia, perché ha portato lo stesso l'espoliazione della città a favore di altri centri supermercati esistenti nella zona, dei quali tutti conosciamo la grandezza del centro commerciale, e che sono praticamente, quella è stata una cosa che ha iniziato a fare, a non dare sviluppo a questa città. La desertificazione è avvenuta lo stesso, le entrate non ci sono state, e in più abbiamo davanti a noi un eventuale 20 milioni di perdita. Insomma, sono delle cose che... il rammarico che ho. Invece il non rammarico è quello che Gianni è riuscito a, insieme a tutti noi, ad arginare, diciamo, il fenomeno di infiltrazione mafiosa, vorrei che l'annotaste, che è una delle cose sulle quali, insomma, noi abbiamo lavorato sempre. Poi se uscirà che le infiltrazioni ci sono state pure qua, è un problema che non riguarda noi, però perlomeno fin quando ci sono stato non abbiamo avuto situazioni di questa natura. Se avete domande, situazioni, tutto ok? Allora, vi ringrazio, vi farò, vi reinviterò con, diciamo, è inutile dire che fino a giorno 15 noi rimarremo in carica, e quindi se ci sarà il cielo Sant'Antonio lo porteremo ancora noi. Anche lì c'è il problema della processione, quando è spostato le fine, anche è tutto spostato la processione. Purtroppo spero che la spostino, no, perché ragazzi, volevo ricordare a tutti, così siamo chiari, che se non la spostassero mi piacerebbe, perché potrei andare a San Francesco e a Sant'Antonio. Sì, no, ma volevo fare una battuta alla quale Pasquali, una battuta, insomma, siccome prima Luzzo e poi Muraca, con la complicità di Speranza, non mi hanno mai fatto fare, non sono mai riuscito a portare su Benedetto Cero, perché porca miseria, non ho mai fatto il presidente, anche quando mi hanno nominato presidente mi hanno nominato il primo luglio, dopo che era finito pure San Pietro, e quindi insomma, cioè, ora avevo fatto un patto con Renzi per vedere di fare adesso, in questo periodo, San Francesco e Sant'Antonio, ma vedo che anche ora adesso stanno spostando per non farmi fare questa cosa, vuol dire che glielo porterò. Ah, ci sono? E allora ci sarò e andrò a salutare. Ma anche San Francesco voglio fare tutte e due, quello è vendicativo, eh? Cioè il sindaco, il San Francesco è vendicativo. Pare che lo spostino. No, è il primo giugno, no? La festa. Non so se lo spostano. Anche Sant'Antonio, ma non so se si spostano i momenti. No, a luglio c'è Comunque saluto tutti i lamitini e gli do una... almeno ho avuto un ruolo istituzionale, insomma, che li ho tenuti vicini, mi hanno fatto sentire più vicino a loro. Ok, grazie a tutti, alla prossima.